in nome del popolo italiano, a fronte di Assise di Genova, visti gli articoli 533-535 del codice di procedura penale, dichiaro Alberto Scagni colpevole del delitto di omicidio non aggravato, escluse le circostanze aggravanti della crudeltà e dell'uso di un mezzo insidioso, nonché della contravvenzione di volto abusivo d'arma a lui ascritto. Pertanto, ritenuto sussistente l'adempimento del vizio parziale di mente ex articolo 89 del codice penale, valutato equivalente alle residue circostanze aggravanti della premeditazione e del rapporto di parentela ex articolo 577, comma secondo codice penale, contestato in margine al capo di imputazione sub A, e del nesso teleologico contestato in fatto al capo di imputazione sub B, ritenuto altresì la continuazione tra i medesimi due reati, lo condanna alla complessiva pena della reclusione per 24 anni e 6 mesi, oltre al pagamento delle spese del procedimento, nonché di quelle relative al proprio mantenimento durante la custodia cautelare. Visti gli articoli 29 e 32 del codice penale, dichiara Scagni interdetto legalmente durante la pena e interdetto dai pubblici uffici in perpetuo. Visti gli articoli 538 e seguenti del codice di procedura penale, condanna lo stesso Scagni a risarcire il danno cagionato alle parti civili costituite Gianluca Carazzone e Alessandro Carazzone, legalmente rappresentato dal primo, da liquidarsi in separato giudizio. Lo condanna a trasferire il pagamento in favore delle medesime parti civili di una provvisionale che si fighi in euro 100.000 per Gianluca Carazzone e in euro 200.000 per Alessandro Carazzone. Lo condanna infine alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle medesime parti civili, solitamente in prova, che si liquidano in complessivi euro 14.145, di cui euro 1.245 per spese forfettarie al 15%, oltre il CPA. Visto l'articolo 240 del codice penale, ordina la confisca di quanto sequestro, con la relativa distruzione ancora della polizia giudiziaria operante, il rinvio della cartuccia alla competente direzione di artiglieria, di quanto in sequestro, ad eccezione dei telefoni cellulari e degli apparecchi informatici dei quali si ordina l'immediata restituzione alla mente di diritto Alberto Scagni. Visto l'articolo 219 del codice penale, ordina l'applicazione nei confronti dello stesso Scagna, appena espiata della misura di sicurezza definitiva del ricovero in una residenza di esecuzione della misura di sicurezza, per un tempo non inferiore a 3 anni, fatte salve le previste verifiche di legge della sua pericolosità sociale, ambiente dell'articolo 208 del codice penale. Visti gli articoli 304, primo comma, lettera C, 544, primo comma, del codice penale, fissa il termine di 90 giorni da oggi per il deposito della valutazione della sentenza, sospende nelle more il termine della custodia cautelare